Buonasera e benvenuti a Cani, Gatti e Compagnia, il nostro appuntamento dedicato agli animali. Come sapete sono le ultime puntate, ma non meno importanti, perché questa sera parleremo di una razza che non ho mai avuto il piacere di averla qui in studio. Intendo il Bull Mastiff. E abbiamo proprio un allevamento qui per presentare la razza e sono anche loro qua in studio con noi. Ve li presento subito. Parto da Francesco Giorgi, appunto dell'allevamento Bull Mastiff di Ponteriglio. Sì. Benvenuto. Buonasera, Francesco. Grazie. E allora, come nasce un po' questa tua passione con dei Bull Mastiff? Nel 2000 volevo apprendere io un bulldog inglese e ho cominciato a frequentare qualche esposizione. Poi sono andato in un'esposizione e ho visto sto Bull Mastiff, perché io non l'avevo mai visto. E lì ti ha colpito? Amore a prima vista. E lì è stato amore a prima vista. E ho preso la prima femmina di nome Isabella e da lì ho cominciato a fare esposizioni, andare in giro per l'Italia, per l'Europa e ho avuto degli ottimi risultati e da lì ho cominciato a fare la prima cucciolata e andando avanti. Si è formato l'allevamento e i soggetti, ce li presenti, poi presentiamo anche i tuoi collaboratori, nonché tua moglie. Qui in studio chi abbiamo dei tuoi soggetti? Allora, partiamo da lui che è il più grande. Lui si chiama Icaro, ha 3 anni ed è un rosso, un colore rosso. Lei si chiama Nanà, quella più vicina a me, la tigrata. Sì, ha 7 mesi e mezzo e lei è Olimpia, l'ultimo soggetto che abbiamo deciso di selezionare per noi e per l'allevamento. Ecco, una cucciolotta di 3 mesi. Ecco, presento anche i tuoi collaboratori, certo, nonché certo. Tua moglie, la presento subito ai nostri telespettatori, Oksana Postolache, benvenuta. Buonasera, grazie. Chiedo a te, com'è stato? Eravate già sposati quando è iniziata questa passione? No, non eravamo ancora sposati, diciamo che mio marito mi ha fatto innamorare di questa razza. È un amore a prima vista, emozioni pazzeschi, ti danno una gioia, ti rubano il cuore, proprio, senso la parola, mi emoziono anche adesso perché loro sono i nostri amori, i nostri figli. Ecco, poi ci racconterete proprio anche della vostra vita quotidiana. Grazie. Qui al mio fianco Lorena Cattaneo, benvenuta. Lei è proprietaria dei due soggetti che ha presentato prima Francesco insieme al marito Corrado Crippa. Buonasera. Benvenuto anche a te Corrado. Grazie. Allora chiedo anche a voi, questa razza è entrata nelle vostre vite Corrado e Lorena, cosa vi ha colpito e perché vi siete avvicinati proprio al Bull Mastiff che non è una razza super diffusa nel nostro paese, però fortunatamente questo tutela anche un po' la razza stessa da accoppiamenti poco selezionati. Cosa vi ha portato su questa razza al Bull Mastiff? Sì, noi diciamo frequentando le esposizioni circa una decina di anni fa siamo rimasti colpiti dall'imponenza di questo cane, ma anche diciamo dal suo carattere così gioioso e a partire da circa 10 anni fa abbiamo avuto l'idea di avere con noi in casa un soggetto di questa razza e da circa 3-4 anni collaboriamo con Francesco e nell'allevare i suoi soggetti. Ah, quindi avete ecco. Proprio portato avanti anche voi insieme a Francesco sì, la selezione sì, della razza. Io penso che dopo aver avuto un Bull Mastiff, uno sceglie sempre un altro Bull Mastiff. È difficile lasciarli perché proprio hanno un grande carattere sia a livello di guardia e anche in famiglia. Sono soggetti che amano stare in famiglia, amano il contatto con il padrone e anche con i bambini. Ecco, vengo proprio a Francesco, visto che ha parlato di carattere, veniamo subito a quello che prevede lo standard, perché frequentando comunque il mondo delle esposizioni sicuramente una parte importante è l'aspetto morfologico che affronteremo dopo, ma un aspetto che il giudice non transige è l'aspetto caratteriale, cioè ci devono essere determinati aspetti nel carattere che portino avanti la selezione della razza. Cosa prevede lo standard del Bull Mastiff? Allora, lo standard prevede per le femmine
ci sarebbe da rispettare anche dei pesi, dei centimetri in altezza. Comunque andiamo sulle femmine dai 50 ai 53 kg. Quindi questo è a livello morfologico. Sì. E i maschi si parte da 58, 60, 62 kg. Ci sono dei difetti che portano all'esclusione, dei difetti eliminatori? Il fuori standard. Troppo alti, troppo grandi, perché facendo la selezione a volte prendono cani anche dietro che magari sono troppo grossi e vanno fuori standard. Però se è armonico, anche se un filino più grande, magari il giudice lo apprezza. Ecco, abbiamo dentro il Bulldog e il Mastiff. Sì, è un accoppiamento che è nato tra il Bulldog inglese e il Mastiff, sempre inglese, circa nel 1920, ed è stato riconosciuto dall'ENCI, come le dicevo, nel 1920. Ecco, dicevo, proprio questa nascita, queste sono un po' le mie ricerche, un 60% del mastino e un 40% del bulldog. Da sì. Un incrocio di razze così forti non poteva che nascere un cane estremamente muscoloso e potente, che nel 1800 in Inghilterra, dove è stata fatta questo incrocio, veniva usato come cane da guardia. Ad oggi, del carattere di questo incrocio, di questa selezione, cosa rimane e cosa viene portato avanti? Com'è il Bull Mastiff caratterialmente? Sono dei cani tosti, sono dei cani forti, con carattere forte. Sono eccellenti cani da guardia, sono equilibrati, però naturalmente, certo, dire lasciamolo insieme a un bambino di 3-4 anni, 5 anni, ci vuole sempre un po' di attenzione, perché loro sono un po' goffi nello spostamento, magari lo possono buttare giù, ma poi per il resto in famiglia loro stanno bene, stanno proprio, hanno bisogno del contatto. Ecco, prego, prego. Infatti una delle loro caratteristiche per le quali sono stati selezionati, come giustamente diceva Francesco, agli inizi del 1900, è stato quello appunto di aiutare i bracconieri nel ripararsi dai furti. E quindi hanno la tendenza, quando individuano un pericolo, a proprio soverchiare fisicamente magari il malintenzionato che prova a intrufolarsi, certo, senza però diciamo andare ad azzannare o con troppa cattiveria. Questo appunto perché i bracconieri tendevano a utilizzarli come un cane che facesse sì la guardia, ma non creasse poi a loro problemi a livello, diciamo, di rumore proprio. Sì, volevano un cane di presenza, sì, fisica. Di presenza fisica, ma non creasse loro problemi magari anche a livello penale. Certo. E quindi questa è una caratteristica che nel Bull Mastiff ben selezionato possiamo riscontrare anche al giorno d'oggi. Quindi un cane sicuramente molto forte, molto sicuro di sé. Sì. Ma con una spiccata anche territorialità e difesa della proprietà, sì, della famiglia, della casa. Però è raro che utilizzi il morso per fermare, diciamo, chi decide, sì, di entrare, esatto, nel, sì, suo spazio. Dal punto di vista caratteriale, sì, è proprio così. Però sicuramente già la presenza fisica, sì, mette sull'attenti. Sì, 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 perché poi appunto proprio è stato selezionato agli inizi del Novecento in maniera empirica, cioè proprio per tentativi, per cercare di donargli una grande robustezza, un grande impatto, ma al tempo stesso che non fosse un cane pesante, quindi anche una rapidità nei movimenti. Che lo contraddistingue. Quindi è anche agile nel movimento. È agile, nonostante la sua stazza. Sì, sì. È agile, diciamo, quando vuole lui, perché è un cane piuttosto testardo, e è agile, ecco, soffre piuttosto il caldo, quindi insomma d'estate tende a essere piuttosto sedentario. Ecco. Ecco, ho letto una cosa su internet che mi ha fatto molto sorridere nelle mie ricerche. È un cane estremamente intelligente.
Ma noi non dobbiamo accostare l'intelligenza soltanto ai cani che rispondono alle nostre richieste immediatamente, perché il Bull Mastiff potrebbe anche guardarci e dire: la tua richiesta oggi non verrà soddisfatta perché non ne ho voglia, e quindi non lo fa. Ecco, ci raccontate qualche episodio anche della vostra vita quotidiana con loro che magari avete perso quasi la pazienza, ma lui comunque non l'ha fatto. Fare sempre il giro, ed è sempre il solito giro, e arriviamo a un certo punto che lui in particolare, noi dobbiamo attraversare la strada, lui non vuole, perché lui vuole stare da quella parte, e alla fine vince sempre lui, perché bisogna stare da quella, cioè non riesci proprio a muoverlo praticamente, perché lui non vuole spostarsi, vuole stare lì, alla fine vince sempre lui. A qualcuno viene in mente qualche altro episodio di ma le prendi di per testa dura? Sì, solamente per la gola le sì, puoi quello prendere. Sì. Ti metti, per la gola, quindi è un po' il loro punto debole. Un biscottino e gli fai ta 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 ta. E allora, ma se tutti i punti... No, no, lui fa apposta, non si muovono. Quindi sono golosi. Sì, sì, sì. L'hanno presa un po' dal bulldog inglese, forse questa parte di golosità. Sì, anche dall'allevatore che è pure goloso. Sì, 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 sono molto golosi, mangerebbero di tutto, però chiaramente la loro dieta va un po' selezionata, perché vista anche le loro dimensioni e la loro stazza, è importante che crescano in una maniera corretta, non appesantendoli troppo, non caricandoli troppo. Durante sicuramente la prima fase vita. Esatto, del primo anno di vita è una fase molto delicata per le articolazioni. Se si va a sovralimentare il cucciolo e quindi a renderlo grasso, in sovrappeso, sicuramente può comportare delle problematiche. Voi ad esempio come fate a tenere i vostri cani in linea e quale tipo di alimentazione avete scelto? Noi siamo barfisti. Sto più vicino al microfono, Francesco. Sì. Noi siamo barfisti, usiamo crudo, solo carne crudo, cruda. Sì, verdura, tutto in crudo. E innanzitutto rispettando i pesi, magari i primi 6-7 mesi stare un filino indietro, proprio per non andare a appesantire gli arti, andare a cadere sulle cartilagini, perché loro facendo anche 8-9 kg, 10 kg di crescita in un mese, si appesantiscono e possono deviare un po', appesantirsi nelle anche, quindi i primi 7-8 mesi mantenerli leggeri, che è importante. Io lo dico sempre, non li fate ingrassare, non li fate ingrassare, perché poi ci sono dei problemi. Invece mantenendolo leggero il cane si alza meglio, viene più dritto, è una cosa che curiamo molto noi in allevamento e seguiamo i clienti che si prendono i Bull Mastiff da noi. Vuoi aggiungere qualcosa, Corrado? Sì, sì, è importante durante la fase di crescita anche evitare magari corse o movimenti scomposti, giochi troppo diciamo euforici, violenti, ecco. Sì, che potrebbero causare ecco, dei piccoli danni, ecco. Anche evitare le scale in salita ma anche in discesa. Invece va molto bene una passeggiata al guinzaglio proprio per fargli imparare anche, diciamo, una volta che poi saranno grossi e quindi pesanti, come devono comportarsi e come vanno condotti, ecco. Come si insegna a un cucciolo di Bull Mastiff ad andare al guinzaglio nella maniera corretta? È facile, è difficile, c'è qualche trucchetto? Qualche malizia c'è sempre, no? Lavorarci, continuando tutti i giorni, fino a che lui o lei gli entra in testa che deve andare al nostro passo, seguirci, cercare di non farlo andare mai avanti, tenerlo sempre... E quando lui ti segue tutto, il premietto, noi usiamo molto i premietti per loro, per fortificare il comando che gli dobbiamo dare. Dicevamo prima che essendo un cane un po' testardo ed estremamente potente, ci vuole sicuramente un padrone all'altezza.
Questo non vuol dire che deve essere un uomo super forte e muscoloso, può gestirlo benissimo anche una donna, sì. Ma è importante rispettare determinate regole fin da quando arriva a casa, fin da quando è cucciolo. Cosa spiegate alle future famiglie che porteranno a casa uno dei vostri cuccioli? Perché questo qua può diventare un problema se a volte non viene seguito dalle famiglie che prendono il cane. Infatti capita spesso che mi chiamano, mattina, ti faccio tira, tu devi saperlo gestire il cane, il cane ti deve sentire sicuro, rilassato. Ha bisogno di un leader. Sì, sì, perché più guide tu gli dai al cane, lui più ti cresce pure mentalmente, ti cresce a posto, sa che ti deve seguire, sa che non deve andare oltre. Cioè, per me è una cosa che questa qua va seguita, perché se no hanno una forza, soprattutto i maschi, che ti tirano se no. Allora vorrei chiedere alle due donne che abbiamo qua in studio, o Oksana o Lorena, se ci raccontano un po' come gestiscono i loro soggetti, magari anche abbastanza prestanti e forti. Oksana, hai voglia di dare qualche consiglio, essendo tu donna? Allora, diciamo che in famiglia io sono quella che le coccola e c'è chi è un po' più severo, ok? Giustamente, e ha ragione, perché se non hanno la mano ferma, giustamente, e poi per le famiglie sarà più difficile gestirli. Da piccoli io a lei, Olimpia, per dire, lei è da 15 giorni che va al guinzaglio. Piano piano, cioè, non devono essere obbligati, devono prendere come gioco, che così anche per i patroni va bene, ma anche per noi stessi, cioè anche per loro. È un'educazione come ai figli. Come la madre le dà ai figli l'educazione, uguale. C'hanno la base e le regole, devono sapere quando va bene e quando no, quando hanno sbagliato e quando hanno fatto bene. E soprattutto mantenerle sempre queste regole, perché se una volta sì e una volta no. Io faccio una cosa. Il microfono, Francesco. Se no da casa non ti sentono. Se io mi comporto in una maniera, anche se lei gli fa le coccole, ma le regole sono regole, cioè e lei le fa rispettare le regole, perché sennò in casa diventa poi un problema gestirle. Certo. Quindi è importante dargli le regole. In casa Crippa invece chi è il leader? No, in casa Crippa i ruoli sono ribaltati, perché l'unica che sgrida ogni tanto è lei. Sembra così dolce, io in realtà. Io non ce la faccio, no, io non ce la faccio. Vabbè, ogni tanto che sgrida anche te. Sì. Dai. Però effettivamente è vero, ogni tanto un po' di polso serve, soprattutto devono capire che sì, una cosa è loro consentita fino a un certo punto. Quando c'è per esempio un cambio di tono nella voce, devono capire che oltre non possono andare. Il fatto è che tendono a riconoscere come loro leader, come loro capobranco, solamente una persona. Quindi a volte l'altro si trova in difficoltà, perché dice, ma come, con lui lo fai, con me no. Perché hanno un po' questa caratteristica. Ad esempio in casa vostra, non per sminuire l'uno o l'altro, ma chi è il capobranco? Sei tu? No, più lui. No, ascoltano molto di più lui. Sì, ascoltano me, sì, però perché io poche volte intervengo, ecco. Però quelle volte che intervengo, diciamo, mi faccio sentire. Sono decisive. Sì. Lorena, nel tuo caso, quando ad esempio non c'è Corrado, sei in grado di gestirli, riesci a... Sì, anche perché comunque quando sono nel loro ambiente a casa, che si sentono sicuri, loro... Noi poi li gestiamo in modo che praticamente la casa è loro, praticamente, non è più nostra. Quindi sono liberi di fare quello che vogliono. Avete loro due? Sì. Quindi sì, assolutamente. E qual è lo stile di vita ideale per questo cane? Divano. Quindi divano, ci vuole un divano comodo. Esatto.
Immagino anche giardino, non essere schizzinosi, perché comunque loro quando hanno molto caldo tendono anche a sbavare, ed è giusto dire anche questi aspetti, perché dopo ci sono alcune persone che sono molto, diciamo, suscettibili di fronte alla saliva del cane, quindi è importante che sottolineare che questi cani quando hanno caldo comunque tendono a sbavare. Sì, sì, altro perché discorso, ecco, il loro essere brachicefalici, certo, che praticamente hanno uno sviluppo della testa più marcato, è più largo che lungo, certo, e quindi purtroppo c'è questa tendenza. Per esempio in lui è molto marcata, e lui chiaramente d'estate tendiamo a non sforzarlo troppo, a non fargli fare diciamo magari viaggi troppo lunghi. Ecco, sicuramente questo è un aspetto importante, perché i colpi di calore con razze come ad esempio il bulldog inglese possono essere davvero dietro l'angolo. La gestione corretta, quindi rimanendo sempre nello stile di vita, a cosa fare attenzione soprattutto nei periodi più caldi? Tenere il cane al fresco e farlo uscire negli orari dove non c'è quel caldo. Cioè io consiglierei mattino presto e la sera tardi, perché durante il giorno loro soffrono veramente il caldo, respirano male, vanno in difficoltà, quindi evitare gli orari caldi, soprattutto d'estate. D'inverno no, d'inverno possono andare, non è un problema, ma d'estate c'è da tenere attenzione. Quindi soffrono molto di più il caldo del freddo. Sì. Ecco, nello stile di vita quindi abbiamo capito, attenzione al caldo, quindi proteggerli nelle fasi più calde della giornata o nei periodi più caldi dell'anno, avere un ottimo divano, e poi cosa ci raccontate? Un giardino comunque, nel senso, si possono stare anche in appartamento. Un giardino è preferibile, diciamo, ma non è una condizione sine qua non. Vivono bene anche in appartamento, anche perché loro tendono, magari rispetto al pastore, diciamo, a legarsi più al padrone che al territorio. Cioè loro fanno la guardia più al padrone che al territorio. Quindi ecco, sono contenti quando sono con il padrone, hanno bisogno più che di spazi, nonostante magari la mole possa dare un'altra idea, hanno bisogno, ecco, di non essere lasciati magari un po' abbandonati a se stessi. Infatti anche come allevamento cerchiamo, quando le famiglie si presentano così per acquistare un cucciolo, di curare anche questo aspetto, di essere certi che vadano in famiglie che diano a loro la necessaria e giusta attenzione. Perché hanno bisogno più che altro di attenzione che di spazio, perché tanta gente tiene il bullmastiff in appartamento, uno, due, tre, lo prendono e lo portano in giro a girare, a imparare ad andare al guinzaglio correttamente, un modo pure per abituare il cane a uscire, a socializzare, soprattutto nei primi mesi. Sono cani tranquilli comunque nel loro ambiente? Sì. C'è da stare sempre un attimo d'attenzione per la mole. No, con bambini piccoli, però sono assolutamente equilibrati. Sì, non vorrei, infatti forse mi sono espressa male, proprio io intendevo nel loro, diciamo, contesto. Dopo parleremo comunque anche degli ospiti, come gestire l'entrata dopo la pausa pubblicitaria, però in generale con la loro famiglia, con i membri, no, più stretti in una giornata, tipo comunque sono cani non iperattivi, sono piuttosto loro dormiglioni. Che stanno con noi, ti mettono il testone sulla gamba o sul piede e dormono, e stanno lì tranquilli, non sono molto impegnativi. Poi se andiamo a vedere, perché non è un cane che deve lavorare molto, correre molto. Lui ha il suo passeggiato, lo fai sporcare, gli fai fare quella mezz'oretta di passeggiata. Poi quando lui arriva a casa sta da Dio, proprio sta veramente bene in casa. Ecco, con gli altri cani come si comporta? Non è un cane che si fa sottomettere, perché loro solo con degli sguardi si lanciano delle sfide. Cioè ad esempio voi tra femmine e femmine, maschi e maschi, si riescono a gestire o è... Né,
Dipende un po' dal carattere. Dipende dal carattere pure che hanno, eh. Dipende dal carattere. Maschio e maschio secondo me è un po' più... estremo, ecco, un po' più complicato. Se. Poi se c'hai delle femmine, magari gli viene il periodo o per il mangiare. Ah beh, lì è infattibile. Ecco, quando ci sono due soggetti con il cibo è meglio fare attenzione, tendono a essere aggressivi tra di loro. Io direi sempre di fare attenzione, il proprietario si mette lì e sta lì e guarda e controlla. Quando finiscono il cibo, allora gli tira via le ciotole e... Ad esempio per un divano potrebbero ingelosirsi, potrebbero scatenare una rissa? Potrebbero diciamo sì, un po' ingelosirsi magari per qualche gioco, per queste cose qui, però diciamo che tra maschio e femmina poi va a crearsi una gerarchia in maniera naturale. Io l'unica cosa che andrei a, che sconsiglierei, ecco, sono maschio e maschio, diciamo bisogna essere un po' più attenti e capaci nella convivenza, certo. Non è impossibile ma difficile sicuramente. Benissimo, noi siamo arrivati alla pausa pubblicitaria, la prima pausa pubblicitaria. Gli ospiti rimarranno ancora con noi per parlare di nuovo di questa razza, perché proprio voglio capire anche come gestire l'arrivo in casa di eventuali ospiti o comunque persone estranee al nucleo familiare, quindi rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati in studio. Come vi avevo detto prima della pausa pubblicitaria, adesso voglio capire un po' come gestire il Bull Mastiff in presenza di estranei. Ricordo che qui con me in studio c'è Oksana Apostolache, Francesco Giorgi, Corrado Crippa e Lorena Cattaneo. Francesco Giorgi è il capostipite dell'allevamento Bull Mastiff di Ponteriglio, qui in studio appunto sua moglie Oksana e i suoi collaboratori che sono Lorena e Corrado. Allora, appunto mi incuriosiva proprio questo aspetto, perché abbiamo detto che non è impossibile gestire ad esempio un Bull Mastiff in appartamento, anzi sono cani che adorano proprio stare a stretto contatto il proprietario. Come gestire però il Bull Mastiff in un appartamento, ad esempio, in presenza di amici, comunque persone che non frequentano la casa tutti i giorni, quindi che non fanno parte dello stretto nucleo familiare? Certamente se vengono ospiti un po' schizzinosi se ne tornano a casa. Ma loro con un biscottino, qualcosa, hanno il loro posto, tu li abitui ad andare al suo posto e loro stanno lì. Naturalmente loro quando entrano gli ospiti vanno lì per sentire, annusarli. Quindi chi che viene a casa mia sa che ci sono i Bull Mastiff e un po' si adattano anche loro. Possono essere pericolosi essendo così protettivi nei confronti della famiglia? Assolutamente no, assolutamente no. Quindi no. Com'è questo connubio tra fare la guardia e allo stesso tempo non essere pericolosi con un estraneo in casa? Loro percepiscono questa cosa. Lo stato d'animo quindi del proprietario. Sì, non del proprietario, magari io sono di là, entra qualcuno. Ah. Loro percepiscono se la anche persona, della persona le che intenzioni entra. Della persona. E allora se le intenzioni non sono buone si fanno valere pronti. Subito. Ma è una cosa che gli scatta in automatico. Corrado e Lorena, voi come li gestite in presenza di amici, di familiari che vengono a trovarvi? Sì, allora diciamo che i nostri amici ormai conoscono la nostra passione da tanti anni e sanno a cosa vanno incontro, perché più che altro è un po' l'impatto iniziale, perché loro sono molto giocosi, chiaramente con le persone, i nostri amici che già conoscono, e quindi data la loro mole possono risultare magari un po'... come dire, soffocanti, ecco. Però invece con le persone che non conoscono noi tendiamo sempre a far entrare le persone solo esclusivamente in nostra presenza, in quanto appunto è meglio diciamo
fidarsi, ma fino ad un certo punto, perché comunque il Bull Mastiff è un cane che dal punto di vista della guardia e del carattere sa farsi valere, perché è proprio nella selezione della razza che originariamente nasce per quello. Poi chiaramente in tempi più recentemente si è un po' più adattato a cane da famiglia, però il DNA è quello, ecco. Ecco, questo è un aspetto che non va demonizzato comunque nel cane. Se una razza nasce per un determinato compito, nel suo caso aveva proprio il compito di fermare, no, i malintenzionati, sicuramente qualcosa nel DNA, nella memoria di razza, è rimasto, e ben venga, perché sennò diventerebbero tutte razze uguali di carattere, perché un po' al giorno d'oggi, per facilitare anche la vendita dei cuccioli e per renderli un po', come posso dire, alla portata anche di una normofamiglia che non ha grandi competenze cinofili, si è andati a spegnere determinati aspetti della razza, come ad esempio l'aggressività e la tempra sono state molto ridotte. Però una buona selezione deve comunque mantenere e tutelare determinati aspetti, anche perché se una persona non è in grado di gestire una razza, l'allevatore deve essere in grado di farglielo capire e non dargli il cucciolo in quel caso. Non dargli il cucciolo. Perché dopo è lì che nascono comunque i vari incidenti, le problematiche. O consigliarli. O se no seguirli e crescere insieme. Seguirli, certo. O farli seguire in un addestramento, in un campo di addestramento, farli fare un po' di educazione, che quella non guasta mai, se tu non hai le capacità. Certamente, infatti allacciandomi a questo discorso, per esempio riguardo allo standard, anche noi frequentando le esposizioni, un cane troppo remissivo, troppo impaurito, non è soggetto a giudizio, non va bene, non deve essere, deve essere equilibrato, non deve essere né troppo aggressivo né neanche remissivo, e il Bull Mastiff è così. È un cane, infatti, viene definito anche molto equilibrato come caratterialmente. È un cane che è solido, non ha sbalzi di estrema aggressività e né di eccessiva paura. Deve essere un cane comunque piuttosto, come posso dire, equilibrato, come dicevo prima, a livello caratteriale. E questo non vuol dire che debba avere l'aggressività totalmente spenta, perché ricordiamoci, come dicevo prima, che nasce come cane da guardia. È un cane da guardia per eccellenza. Per eccellenza, sì. E tale deve restare, cioè, con il suo equilibrio, perché non è un cane che tende a mordere, però è un cane che deve fare la guardia. Non gli puoi tirare via queste caratteristiche a un Bull Mastiff. Sì, perché al giorno d'oggi c'è proprio questa, come posso dire, questa tendenza a demonizzare i cani con carattere, sì. Con una spiccata aggressività, con una spiccata tempra. Vengono spesso demonizzati, purtroppo bisogna anche essere consci del fatto che ci sono tantissimi incidenti ancora al giorno d'oggi di cani, soprattutto in famiglia, che aggrediscono il bambino o il parente. E qua c'è una disattenzione comunque da parte del proprietario, perché quando hai una determinata razza fra le mani o comunque un cane con un determinato carattere, lo devi tutelare sotto tutti gli aspetti, e questo vuol dire che lo devi anche proteggere da eventuali incidenti, certo, che lui potrebbe causare. Certo. Questa è la prevenzione. Ad esempio, diamo qualche consiglio a casa su una razza del genere, anche stimolare eccessivamente anche l'aggressività verso l'estraneo non è cosa corretta? Ma il Bull Mastiff è un cane particolare, perché non c'è bisogno che tu, infatti, lo stimoli a far la guardia, perché ce l'ha proprio il suo DNA. È un cane che non ha bisogno di, perché non vanno istigati, perché sono cani di una certa, possono essere cani di una certa pericolosità, istigati o addestrati o attacco e difesa, altre cose qua. Loro non hanno bisogno di tutte queste cose qua. Loro devono crescere tranquilli nella casa con le regole, il resto lo fanno loro. Il resto lo fanno loro. Oksana, tu, chiedo a Francesco se ti passa il microfono, tu sì. Sei un po' la mamma. È stata definita. Sì. Nel senso, mamma, che segui le cucciolate, segui proprio la nascita, sì, la crescita del periodo in cui i cuccioli rimangono
da voi prima di andare nelle famiglie. Sì. A cosa fai attenzione in questo periodo che è molto delicato? E quanto è importante che allora, i cuccioli rimangano con la mamma? Allora, siccome sono di razza, di peso abbastanza massicci, non per la volontà, ma è perché non si rendono conto a volte del peso che hanno. A loro le sembrano che sono ancora dei cuccioloni piccoli e che non pesano, però pesano. Giustamente quando mettiamo i cuccioli alla mamma, che le diamo la pappa ogni tre ore, dobbiamo starci lì. Prendiamo i cuccioli, li attacchiamo alla mamma, qualsiasi movimento che fa la mamma noi stiamo lì, senza, perché lei senza volere, perché non si rende conto, non li sente, anche se i cuccioli nascono abbastanza massicci, intorno possono arrivare anche a 800 grammi. Caspita. Il cucciolo. Dai 450 ai 800. Nascono con parto naturale o con cesareo? Purtroppo, dipende. Purtroppo più cesareo. Con cesareo, però, perché se non andiamo nel tempo vanno in sofferenza i cuccioli, ma anche la mamma, rischiamo la mamma e i cuccioli. È sempre con il cesareo che è meglio che andiamo. Purtroppo questa cosa qua, per il peso che hanno, hanno questa cosa, difficoltà un po'. Quindi nel primo periodo appunto dicevi che devi stare attenta proprio alla mamma, alla gestione della mamma, per sì, evitare quando li mettiamo vicino alla mamma per fare l'allattamento. Quando già tu li vedi che sono sazi, che si abbuffano, si mettono da parte, si spostano loro da sole e si accucciano vicino alla mamma che si addormentano. Ecco, giustamente intanto che loro fanno la pappa, la mamma comincia a leccarli, a lavarli, a controllarli. Giustamente in casa ci siamo noi e durante, quando abbiamo noi la cucciolata, noi non facciamo entrare nessuno in casa, ma soprattutto è il perché se hanno i contatti con gli altri cani, a evitare diverse malattie o attaccamenti, perché sono ancora non vaccinati, e allora evitiamo questa cosa qua. E fino, diciamo, dal momento in cui iniziano un po' a camminare a quando vengono poi ceduti, a che tipo di socializzazione viene fatta? Sicuramente già con i fratelli. Allora, con i fratelli imparano con a confrontarsi e con la mamma. Con la mamma. La mamma insegna tantissimo la mamma, in quel periodo. Sì, sì, sì. L'imprinting con la mamma, con i fratelli è molto importante nel cucciolo. Questo è anche per far capire ai nostri telespettatori che acquistare un cane troppo presto, ci sono ancora persone che vendono i cani a un mese di vita. No, è una cosa no, assolutamente no, perché non hanno e non forma comunque il cane. Il cane no, sarà non un le futuro forma cane, il carattere, esatto, non ha l'imprinting, con problemi. Non ha l'imprinting della mamma e dei fratelli. E giustamente incontriamo dei cani che sono non equilibrati. Infatti. E sono aggressivi perché non hanno avuto l'educazione, non sembra tanto, ma quei pochi tre mesi che stanno vicino alla mamma, la mamma le dà tanto, anche i fratelli, tantissimo, l'educazione anche, siccome tu prenderesti un bambino e lo porteresti da un'altra parte, va. O lì. Sì, sicuramente questa prima fase qua della è molto, vita è fondamentale. È molto fondamentale, sì. Poi a casa, giustamente, noi abbiamo la casa in campagna, giustamente loro dormono su con noi, abbiamo la nostra casa comincia a diventare, quando si aspetta la cucciolata, un caos totale, perché ci prepariamo alla nascita, certo, dei piccoli. Immagino siano momenti un po' di tensione, di attenzione, di molta, crescita. Molta attenzione, sì, sì. La mamma riesce a allattarli da sola o dovete aiutarla nella crescita?
Allora, la mamma le ha latta da sola, però attaccarle alla mamma dobbiamo esserci noi e starci dovete lì. Dovete dargli anche del biberon in aiuto, no, in aggiunta? No, se la mamma ce l'ha il latte, segue allora lei. Sì. Però dipende anche se la mamma ce l'ha meno latte, ci sono, è una cucciolata, possono essere, come anche è successo al mio marito anni fa, 16 cuccioli. Mamma allora, mia. Lei capisce anche da sola, 16 cuccioli alla mamma non è che ce la fa tutti certo. a lattare. Un aiutino c'è, giustamente. L'aiuto è, c'è del latte in polvere che noi usiamo spesso, che lo teniamo sempre prima di ogni cucciolata, della Royal Canin che va diluito e gli si dà un po' di giunta, perché loro fanno cucciolate numerose, no? Quindi non sempre la madre riesce a integrarli certo. tutti correttamente e allora gli diamo la giunta. Allora, vi faccio una domanda, a ognuno di voi mi spiegherete. Allora, sicuramente se uno è interessato a prendere il Bull Mastiff, stasera li ha visti in studio, sono cani veramente bellissimi, con una, come posso dire, con una stazza importante, con una possenza, una presenza non indifferente. Però, visto che c'è tanta gente che prende con leggerezza una razza e poi in realtà non si documenta, magari poi si rende anche conto che non è la razza adatta a lui, vi chiederò perché non prendere un Bull Mastiff, quindi a cosa fare attenzione, cioè ad esempio non prendere un Bull Mastiff se volete andare a fare dei chilometri, non lo so, infiniti di camminate in montagna, magari voi mi direte ci viene anche, questo io non lo so. Loro per le passeggiate vanno, camminano? Sì, loro camminano. Sì, ecco, non, certo, non lo magari so. Non aspettarsi di avere un cane per l'agility. Sì, ecco, esatto, non è da paragonare a quelle tipologie però di razze. 5, 6, 7 chilometri le fa un po'. Li può fare, tranquillamente. Sì, sì, tranquillamente. Lorena, dimmi tu. Sì, no, ci stavo pensando, però non trovo nessun motivo per non prenderlo. Non prenderlo non so. Se si pensa di prendere un cane. Un giocattolo, vabbè, quello tutti i cani però. Per lasciarlo magari in box o comunque anche fuori in giardino, esclusivamente per fare la guardia. Perché sì, il Bull Mastiff è un cane che fa la guardia, ma necessita anche tanto del contatto con ne le soffrirebbe. Persone. Sì, per quello ne soffrirebbe, quindi solo diciamo con quell'intenzione no, eviterei. È un cane che va vissuto, al quale piace vivere in famiglia, è un cane che va vissuto anche perché dà tantissimo. Allora non so, vi faccio il contrario, chiedo a Francesco perché prendere un Bull Mastiff. Sfondiamo una porta già aperta. Perché prendere un Bull Mastiff? Cosa posso dire? Perché è il signor cane per eccellenza, imponenza, carattere, dolcezza, soprattutto dolcezza, è un coccolone, ti fa sentire importante, ti fa sentire, è un cane che fa emozionare il Bull Mastiff, ti emoziona. Nel vero senso della parola. Sì, è un cane che colpisce. A volte con mia moglie diciamo, magari abbiamo avuto una cattiva giornata, ma quando rientriamo con i nostri cani la giornata svolta. È un cane che rafforza la propria autostima, se così posso dire, ecco. Sicuramente sono cani speciali, poi dopo io lo riscontro in chiunque venga qua in trasmissione a parlare di una razza, sicuramente ognuno nel proprio cuore il proprio cane dà tanto, perché sicuramente in generale gli animali sanno dare tantissimo, poi sta anche un po' a noi a livello caratteriale sentirci certo. un po' più vicino a una razza piuttosto che a un'altra, anche ricordiamoci che nei canili ci sono tantissimi cani che cercano casa, quindi non c'è bisogno per forza di avere un cane di razza per essere amati e per amare, ce ne sono davvero tanti che cercano casa, però anche se qualcuno vuole, come posso dire, avere determinate caratteristiche, è giusto che abbia anche la libertà di potersi portare a casa un certo. cane di razza, e soprattutto ricordiamolo, quando decidete di acquistare un cane, attenzione all'allevamento, perché
Non tutti sono allevatori seri, non tutti lo fanno per passione, ma purtroppo ci sono anche tanti che lo fanno soltanto per soldi e sono davvero senza pietà, perché si sentono delle storie che fanno rabbrividire. Quindi attenzione, e anche l'importanza del pedigree. Non è che il pedigree in tutti i casi sia, come posso dire, certezza di essere in un ottimo allevamento. Ci sono tanti aspetti che dovete tenere in considerazione, ma il pedigree è obbligatorio, ricordiamolo sempre, cioè non è una carta così che fa variare il prezzo di centinaia di euro. È un po' un giochino sporco che viene fatto. Il pedigree fa parte, deve accompagnare sempre il nostro cane di razza. Sempre. Sì, il pedigree è un documento dove dimostra la genealogia del cane, i nonni, i bisnonni, i trisnonni. È importante. Uno che vuole selezionare il pedigree, il vero documento poi del cane. Assolutamente. Quindi, riscontra anche la salute. Riscontra anche la salute perché degli avi. Ci fa su l'esame della displasia. Adesso lo registrano anche sul pedigree ufficialmente. Certo, è importante. Deve sempre seguire insieme alla vendita del nostro cane di razza. Vorrei dire chi è interessato a un Bull Mastiff, prima di prendere un Bull Mastiff è giusto che si documenti. Da me per esempio, prima di prendere il Bull Mastiff vengono 2-3 volte a trovarmi in allevamento, giusto per avere il primo approccio col Bull Mastiff, sia maschi che femmine. Si deve documentare sempre sulla razza. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti, ricordo qui con noi in studio Oksana Apostolache, Francesco Giorgi, Corrado Crippa e Lorena Cattaneo, che appunto ci hanno portato i bellissimi soggetti di Bull Mastiff di Ponteriglio. Vi ringrazio. Allora, adesso la trasmissione segue perché vediamo insieme una delle nostre rubriche condotta e ideata da Samuele Venturini, Anima Selvaggia, ci parla di preda e predatori. Benvenuti a questa nuova puntata di Anima Selvaggia. Tutti abbiamo presente i predatori che cacciano appunto le proprie prede, ne abbiamo parlato anche precedentemente, così come le prede che tentano appunto di sfuggire e di sopravvivere. Ebbene, durante le osservazioni e gli studi sul campo si è notato come alcuni animali siano in grado anche di percepire, oltre i sensi comuni, vista, udito e olfatto prevalentemente, siano quindi in grado appunto di percepire anche l'intenzione addirittura del predatore o la presenza del pericolo prima che questo accada. È una sorta di precognizione, ossia un canale sensoriale che non siamo ancora in grado di descrivere alla perfezione, ma che con molta probabilità si è evoluto nella storia evolutiva dell'animale, della natura, appunto, per far fronte ai vari pericoli. Ecco che recentemente è nata una scienza che si occupa dello studio delle ESP, cioè delle percezioni extrasensoriali.
è una scienza molto recente, di confine, ma che potrebbe darci ottimi spunti, ottimi indizi per comprendere meglio quei famosi sensi che definiamo senso sismico, senso del pericolo, senso delle calamità naturali. Ne abbiamo parlato anche appunto nelle prime puntate di questa rubrica. Ma veniamo di più coi piedi per terra per cercare di spiegarvi cosa significa esattamente precognizione in ambito animale. Chi di voi ha animali domestici avrà notato come i propri gatti, i propri cani, uccelli come pappagalli o anche conigli e via dicendo, siano in grado di percepire il vostro sguardo anche se loro non vi vedono, ma soprattutto come molti cani e gatti siano in grado di percepire le intenzioni del proprietario. Per esempio, quando è ora di scendere per portare il proprio cane a passeggio, quando è ora della pappa, oppure quando è ora di andare dal veterinario. Sicuramente direttamente o indirettamente avrete appunto fatto esperienza di ciò. Possiamo parlare in questi termini di una sorta di telepatia animale. Pensiamo ad esempio all'impulso delle mandrie per la fuga, quando si presenta un pericolo o un predatore. Ebbene, questa telepatia animale si può essere evoluta per istinto di sopravvivenza, solo che attualmente noi non disponiamo degli strumenti adatti per indagare al meglio ciò. Però è un fatto che noi osserviamo, è quella che possiamo definire telepatia animale. Non abbiamo oggi gli strumenti per indagare bene questo tipo di senso, ma è un fatto che esso esista. Un esempio appunto è l'impulso della mandria a fuggire. Quante volte abbiamo visto, anche sono stati osservati sul campo, animali erbivori che pascolavano tranquillamente e uno di loro abbia sentito appunto il pericolo, abbia percepito il pericolo e abbia mandato l'impulso appunto a tutta la mandria a fuggire. Succede anche con i branchi di lupi. Singoli lupi possono restare in contatto, in comunicazione anche a distanza spazio-temporale. Cosa significa? Che a distanza di centinaia di chilometri possono comunque sapere l'esistenza del branco da una parte all'altra, così come lupi che si allontanano anche per diversi giorni dal branco sono in grado di ricongiungersi al medesimo anche dopo questo periodo di tempo. Altri casi sono per esempio i branchi dei pesci. Ci sarà capitato di vedere delle sequenze dei documentari naturalistici di pesci che, attaccati da un predatore, riescano a muoversi all'unisono come fosse un'unica orchestra in armonia. Oppure gli stormi di uccelli. Pensiamo agli stormi di storni che possiamo vedere per esempio nei cieli del Lazio durante la bella stagione. All'apparenza nostra ci appunto sembrano in disordine, ciascuno appunto con la propria traiettoria, ma in realtà sono coordinatissimi. Esiste una sorta di onda di manovra, di pensiero collettivo, ed è qui che entra in gioco la teoria dello scienziato e ricercatore Rupert Sheldrake dei campi morfici o morfogenetici, teoria che appunto io abbraccio e che ho citato nel mio libro Metabioevoluzione, insieme ad altri concetti di questo tipo, e che spiega appunto l'esistenza di un senso particolare. Può spiegare anche la precognizione, perché, che cosa sono i campi morfici? Sono dei campi, in termini elettromagnetici, in cui sono presenti schemi e moduli comportamentali. Possiamo distinguere i campi morfici di gruppo, che sottendono appunto al comportamento e alle attività sociali, basti pensare ai campi sociali degli insetti, e poi esistono anche campi morfici singoli, che sottendono cioè al comportamento del singolo individuo di una determinata specie. Entrambi i campi, quindi i campi morfici, sono in continua evoluzione. Ecco che quindi la scienza necessita comunque di un approccio teoretico, o come dico spesso io, metabioevolutivo, per poter comprendere meglio il nostro mondo, il pianeta che ci circonda, che non finirà mai di stupirci. Questa puntata di Anima Selvaggia termina qui, io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento. Ciao a tutti! Thank you.
Eccoci qua, bentornati in studio dalla pausa pubblicitaria. Adesso è il momento di parlare di cavalli e sono molto contenta perché ultimamente in trasmissione ho degli ospiti davvero speciali che parlano di cavalli. Adesso vi presento Martina Passanante, che è istruttrice di equitazione etica. Benvenuta Martina. Ciao a tutti, grazie mille. Allora, tu sei già stata nei nostri studi ed è la seconda volta che sei qui con me. Fai parte anche di questa associazione di volontariato che è Equinozio. Infatti proprio la volta scorsa ti abbiamo conosciuta così, perché all'interno di questa associazione, oltre a occuparvi di altri animali, vi occupate anche proprio del recupero di cavalli, perché sì, anche i cavalli in tante situazioni si trovano a dover cercare una casa, a dover evitare la morte nel macello perché non se ne vogliono più occupare, perché se ne vogliono disfare, e quindi sono nate proprio queste associazioni che si occupano del recupero di questi animali, animali che a volte si portano addietro dei problemi legati al passato, dei problemi psicofisici, e questa associazione, in particolare Martina, è davvero molto brava a seguirli. Abbiamo realizzato anche delle immagini per voi all'interno del suo centro e vedrete proprio con i vostri occhi come vivono questi cavalli, perché sono immagini davvero uniche. Allora, io voglio dire una cosa che mi ha colpito, che mi ha appena raccontato Martina: lei ha soltanto 22 anni. Io gliene avrei dati di più, non per l'aspetto fisico, ma per tutto quello che ha conseguito in questi anni, perché in così poco tempo è riuscita a organizzare, a far nascere questa realtà che è davvero unica. Martina, tu nasci in una famiglia sicuramente amante degli animali, ma questa grande passione per i cavalli arriva proprio da te. Esatto, esattamente. I miei genitori mi hanno sempre insegnato l'amore e il rispetto verso tutti gli animali, e in particolare io mi sono affezionata ai cavalli. Vado a cavallo da quando ho 4 anni e la mamma mi portava sempre, anche quando ero più piccola, ad accarezzarli, a conoscerli, a trovarli, a portargli da mangiare. E però appunto vado a cavallo da quando sono piccolissima e vengo un po' dal mondo tradizionale dell'equitazione, perché facevo salto ostacoli classico con il cavallo chiuso in box, con i ferri ai piedi, l'imboccatura quando si sale e tutte le cose che ben conosciamo. E poi è successo un bel fatto curioso. Spesso ci sono delle incomprensioni fra le persone e i cavalli, e quindi a un certo punto io sono caduta, una delle tante cadute che ho fatto, e questa volta mi sono rotta la caviglia. Quindi per un mese e mezzo sono stata ferma perché montavo i pony della scuola, quindi non avevo un mio cavallo di cui prendermi cura, anche se non potevo montarlo. Quanti anni avevi quando è successo questo fatto? È stato 6-7 anni fa, quindi abbastanza recentemente. E niente, quindi sono caduta, mi sono rotta la caviglia, e proprio in questo periodo è capitato che ho conosciuto l'associazione Equinozio. E giovanissima, perché in fase dell'adolescenza, dove uno di solito pensa tutt'altro, tu eri già concentrata sui cavalli. Sì, mi ricordo, terza superiore, l'ho conosciuta per portare avanti i crediti per la maturità, e niente, l'ho conosciuta l'associazione e non l'ho più lasciata. E grazie all'associazione ho capito cos'era veramente avere una relazione con il cavallo e non avere a che fare con lui solo per salirci sopra e fare attività. E perché con l'associazione ho visto i cavalli che vivevano insieme, i cavalli scalzi senza i ferri, che vivevano in paddock ampi. E con l'associazione abbiamo organizzato il primo corso di equitazione etica al quale ho partecipato, e da lì ho deciso che non sarei più tornata indietro. Ecco, equitazione etica, quindi cosa significa? Che messaggio vuole portare avanti?
L'equitazione etica utilizza un approccio che si chiama cognitivo-relazionale. Questo perché portiamo molta attenzione alla parte mentale del cavallo, a cosa pensa e al fatto che il comportamento sia il riflesso di quello che il cavallo prova all'interno. E relazionale appunto perché qualsiasi attività che facciamo per noi si basa sulla relazione, cioè prima si instaura una relazione con quel cavallo e poi eventualmente possiamo permetterci di chiedergli qualcosa. A te personalmente cosa ti ha portato questa conoscenza, questa come posso dire, visione diversa del cavallo? Cosa ti ha colpito così tanto da decidere di cambiare totalmente proprio la direzione del sicuramente con la base dell'amore per i cavalli, però di cambiare il modo, il metodo di approccio? Certo, sì, la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è stato il benessere che vedevo in questi cavalli che vivevano in branco con il fieno sempre a disposizione, tutti insieme. Erano sempre liberi di muoversi, di giocare, di fare quello che volevano tutto il giorno. E magari in quel momento siamo noi che possiamo chiedergli poi di, quando andiamo da loro, possiamo permetterci di chiedergli di fare qualcosa insieme a noi, perché so che per tutto il resto della giornata loro hanno fatto quello che volevano con i loro amici e nel loro recinto grande, se avevano fame potevano mangiare, se avevano sete andavano a bere. Invece è molto diverso vedere i cavalli in box, che comunque è uno spazio ristretto e loro sono lì ad aspettare tutto il giorno l'umano che eventualmente li viene a prendere e li porta fuori. Poi quando li porta fuori, la maggior parte del tempo si lavora in un campo in sabbia, si fa attività. Qualcuno per fortuna mette anche i cavalli a paddock, però proprio quello che mi ha colpito più di tutto è stato vedere la differenza negli occhi e nell'aspetto dei cavalli, vedendoli, avendoli sempre visti chiusi nel box e vedendoli adesso liberi con i loro amici. Ecco, c'era un termine che veniva utilizzato per questi cavalli impiegati appunto nell'attività agonistica, box lavoro, box lavoro, ingranati, mi ricordo questa parola, i cavalli che letteralmente si bloccavano e non volevano più fare nulla, si ribellavano proprio a questa condizione. Sì. Ti è capitato di incontrare questi casi? Molti, purtroppo. Diciamo che nei cavalli che ho incontrato ho riscontrato due tipologie di approccio a questa quotidianità, diciamo. C'erano i cavalli che diventavano macchine, dei computer, che come se schiacciassero un bottone e loro facessero, e che erano sottomessi proprio all'uomo e qualsiasi cosa l'uomo dicesse loro senza pensarci lo facevano. E ci sono altri cavalli invece, come dicevi tu, che si ribellano per fortuna a questa quotidianità. Il problema è che questi sono proprio i cavalli che rischiano scartati. Di più, esatto, che rischiano di più la vita, perché principalmente non ascoltano le persone, gli umani che hanno attorno, e quindi le persone non hanno piacere ad avere un cavallo del genere. Ecco, quindi da questa tua grandissima passione è nato questo centro, che poi è il centro di appoggio anche di Equinozio, questa associazione che si occupa anche del recupero dei cavalli. Tu, il tuo papà e il tuo compagno avete realizzato questa struttura proprio dedicata a loro, dedicata ai cavalli. Esatto. Anche in poco tempo, perché sì, vista la tua sì. giovane età non penso che ci abbiate messo chissà quanti anni, insomma. Assolutamente, diciamo che in qualche mese di lavoro. Vediamo le immagini anche dall'alto, proprio invito anche la regia a farle vedere da casa ai nostri telespettatori. Sì, abbiamo piantato ogni singolo palo dei recinti che vedete ed è veramente una soddisfazione, perché era un campo completamente vuoto e adesso vederlo popolato di cavalli è molto molto bello.
Ecco, qui si vede anche dall'alto un po' l'organizzazione del paddock, perché nulla è lasciato al caso. Esatto, assolutamente. Tutti i paddock sono organizzati per cercare di stimolare il più possibile il movimento dei cavalli. Quindi diciamo che vicino alla stalla abbiamo tutti i punti acqua, perché adesso sono quattro recinti separati, quattro gruppi di cavalli che piano piano inseriremo tutti insieme, ma è una fase abbastanza lunga. Quindi il tuo progetto è quello di vederli poi tutti insieme? Esatto, esatto. E quindi abbiamo l'acqua appunto vicino alla stalla in basso rispetto alle immagini che si vedono, e il fieno invece in fondo al campo. C'è fieno per tutti, sempre a disposizione, ed è in punti sufficienti perché i cavalli non abbiano bisogno di discutere per poter mangiare. E questa organizzazione appunto stimola moltissimo il movimento, che per i cavalli è la vita. Iniziamo a conoscere due dei tuoi cavalli che ci hai proprio presentato tu. Parto da Benji e Dudu. Sì. Vediamo, che ce li presenti proprio tu nelle immagini. Lui è Benji, è un cavallo che è con noi già da qualche anno e adesso ha circa 8 anni. L'abbiamo salvato perché doveva andare al macello, in quanto non volevano spendere soldi per addestrarlo, perché era un puledro giovane quando l'abbiamo preso, e per castrarlo. Come potete vedere, ha i posteriori un pochino storti perché ha vissuto per i primi anni della sua vita malnutrito e sempre chiuso in box. E è arrivato da noi che aveva moltissime paure, e finalmente invece adesso ci segue, è tranquillo, adora essere accarezzato e grattato dappertutto. Ultimamente, a gennaio di quest'anno, ha avuto un problema e ci siamo accorti che non stava bene un pomeriggio e abbiamo scoperto che era in colica. Subito la sera l'abbiamo portato in clinica ed è stato operato d'urgenza, in quanto ha avuto una colica a causa di una dislocazione e rotazione dell'intestino, quindi se non ce ne fossimo accorti in tempo sicuramente non ce l'avrebbe fatta. Ha passato 4 mesi chiuso in box perché non poteva muoversi troppo a causa dei punti dell'operazione che aveva subito, e finalmente da circa un mesetto siamo riusciti a liberarlo e adesso ha tanto spazio e amici con cui giocare. Lei è la nostra Dudu, ha circa una 20 anni e è con noi già da diverso tempo. L'abbiamo salvata perché viveva in un maneggio tradizionale, quindi viveva sempre chiusa in box e veniva fatta uscire solo per lavorare, quindi nel campo in sabbia, con l'imboccatura, e aveva un po' di difficoltà motorie, anche lei ai posteriori. Per questo motivo, adesso mi sta chiedendo di grattarla, per questo motivo i proprietari volevano disfarsene, solo che era una cavalla che inciampava spesso e rischiava di far cadere il cavaliere oltre che lei stessa. Quindi ce l'hanno segnalata e sapevamo benissimo che brutta fine avrebbe fatto se non l'avessimo salvata noi. Per questo motivo l'abbiamo presa e inizialmente c'era una ragazza interessata a lei per adottarla, e quindi si è fatta un viaggio in Toscana. Dudu, vieni. Grazie. Si è fatta un viaggio in Toscana da questa persona che l'aveva adottata e che dopo un mese, quando ha visto che non poteva essere cavalcata, ha deciso di restituircela. Noi siamo riusciti ad andarla a prendere grazie ad un'ambulanza equina, perché come potete vedere lei tiene i posteriori molto sotto la pancia, come proprio sua posizione naturale, e per questo motivo tende molto a scivolare e fatica a tenere l'equilibrio. I veterinari ci hanno detto che probabilmente è atassia,
quindi per una questione cerebrale lei fa fatica a dire ai suoi arti esattamente dove posizionarsi. Quindi l'abbiamo imbragata in ambulanza equina ed è tornata qui insieme a noi. Ora vive in branco insieme agli altri cavalli e questo ha giovato moltissimo sul suo comportamento e anche sul suo fisico, perché quando è arrivata inciampava spesso anche solo a camminare, mentre adesso trotta e galoppa insieme agli altri senza nessun problema. E lei cerca fida, mezza fida, adozione a distanza e qualsiasi persona che la voglia venire a trovare e ad aiutarci a sostenere le sue spese mensili. Allora Martina, ci hai raccontato queste due bellissime storie, bellissime, insomma, hanno delle storie difficili, ma grazie a te sono cavalli che sono tornati, come posso dire, amati e apprezzati per la loro individualità. Hai sottolineato che è possibile sostenervi, quindi venendo lì e facendo una mezza fida, una fida che magari spieghiamo anche cosa significa, o un'adozione a distanza, ma non sono quelli che abbiamo visto e che vedremo che si appoggiano al tuo centro, non sono cavalli che cercano adozione. Perché è stata fatta questa scelta? Esatto, allora questa scelta ha a che fare solo e soltanto riguardo al loro benessere. Quindi noi abbiamo visto che loro hanno creato una vera e propria famiglia iniziando a vivere insieme e ci dispiace veramente troppo doverli separare, soprattutto perché appunto sono tutti cavalli che hanno avuto dei traumi molto importanti nella loro vita e quindi abbiamo molta paura che un trasferimento, un distaccamento totale da quelli che sono i loro punti di riferimento, perché alla fine di questo parliamo, è la loro famiglia, sono i loro punti di riferimento, abbiamo paura che possano tornare indietro rispetto ai passi avanti che abbiamo fatto. Per questo motivo stiamo riunendo tutti i cavalli nello stesso centro per poter ospitare volontari, ma anche persone che potrebbero voler prendere un nostro cavallo in fida o mezza fida. Praticamente comporta il pagamento di 100 euro o 200 euro, quindi la mezza fida 100 euro e la fida esclusiva 200 euro, per aiutare l'associazione a pagare di fatto le spese mensili del cavallo. Nel senso che questa cifra ci permette praticamente di comprare il fieno ai cavalli, di garantirgli l'acqua e tutto quello che gli serve. Con la mezza fida e la fida cos'è possibile fare? Potete venire tutte le volte che volete a trovare il vostro cavallo, a portarlo fuori, spazzolarlo. Io sono sempre lì H24, quindi anche se non siete super esperti di cavalli e di equitazione, io vi accompagno in tutto il percorso per conoscere il cavallo e fare quello che vi piace fare, ed eventualmente abbiamo alcuni cavalli fisicamente sani che possono essere anche cavalcati rispettando le norme dell'equitazione etica, appunto per evitare di tornare indietro nei traumi che Finalmente quasi tutti si sono lasciati alle spalle, ed evitare che tornino fuori. Come fai ad abituarli a una doma che era con il filetto, comunque il morso, una doma classica, ecco, a la strumentazione che utilizzate per l'equitazione etica, che addirittura avete delle capezze che non hanno neanche il nodo. Esatto, sono quindi molto delicate. Esatto, sono capezze in corda senza nodi, questo perché un po' il nostro obiettivo è che meno è, meglio è, quindi cerchiamo il più possibile di non mettere cose o pressioni addosso ai nostri cavalli, sia nel nostro modo di approcciarci a loro, sia nella strumentazione che utilizziamo.
E diciamo che in realtà per loro è veramente molto semplice, nel senso che noi non andiamo mai a lavorare con un cavallo iniziando dal togliere il morso, mettere la capezza e vediamo cosa succede. C'è tutto un percorso prima sulla relazione, la comunicazione con questo cavallo, e soprattutto da terra insegniamo i segnali che ci servono poi per salire in sella, però appunto è tutto un percorso prima sulla relazione con il cavallo, in seguito sulla comunicazione, perché questa capezza è la stessa che noi utilizziamo per andare fuori a mano col nostro cavallo, che sia una passeggiata, mangiare l'erba, spazzolarlo, è la stessa capezza che utilizziamo quando montiamo. Quindi per il cavallo in realtà è normalissimo passare da noi che siamo a terra a noi che siamo sopra, perché i segnali che sente sul muso grazie a questa capezza sono esattamente identici, cambia solo la nostra posizione. E qui si lavora sulla fiducia, perché loro, quando noi siamo in sella, loro non ci vedono, quindi devono fidarsi molto di noi, e questo purtroppo è un aspetto che viene molto sottovalutato nell'equitazione moderna. Conosciamo Esperanza ed Aki adesso. Ed è una puro sangue inglese di circa 15 anni. L'abbiamo salvata perché ce l'hanno segnalata in un posto dove c'erano anche altri cavalli, e ce l'hanno segnalata perché praticamente non respirava. Aveva tutte le vie aeree intasate di muco, e quindi ci siamo subito organizzati per il trasporto. L'abbiamo portata direttamente in clinica appena abbiamo deciso di aiutarla. Durante le analisi preoperatorie che stavano facendo in clinica, le hanno fatto una tracheotomia per farla respirare nel frattempo che avrebbero iniziato ad operarla, e hanno scoperto, quando hanno iniziato l'operazione, che aveva due denti marci in bocca che causavano proliferazione di batteri e sporcizie varie in tutte le sue vie aeree, appunto. È stata operata, ha fatto diversi mesi di riabilitazione post-operatoria in cui facevamo lavaggi quotidiani di tutto quello che le serviva. Ancora adesso ha un buchino qui di lato al muso, e che medichiamo tutti i giorni, perché è un canale che porta esattamente al dente che le hanno rimosso. Lei in particolare per questo motivo ha bisogno di fare i denti più spesso rispetto agli altri cavalli, circa ogni 6 mesi, perché a causa della mancanza dei due denti il corrispettivo in basso cresce molto di più di quanto dovrebbe, e quindi per tenere i denti a posto ha bisogno di farli molto più spesso rispetto a tutti gli altri cavalli. Anche lei cerca adozione a distanza, è una cavallina un po' timida ma dolcissima, che appena la conosci ti conquista, e ancora stiamo lavorando insieme a lei perché ha dei brutti ricordi del passato, e per questo ancora non riusciamo a spazzolarle bene la criniera, ed essendo che lei non ha piacere non la forziamo a farlo. Questo è il fidanzato d'Aki, che è venuto a fare l'intervista anche lui. Sono molto uniti e stanno sempre insieme anche loro. D'Aki ha una decina d'anni e lui lo ospitiamo nel nostro centro perché gli ex proprietari l'avrebbero mandato e venduto ad un commerciante, in quanto prima faceva salto ostacoli in modo agonistico lui, solo che ha iniziato a zoppicare con gli anteriori. Hanno provato di tutto, varie ferrature, a tenerlo scalzo e a fare le scarpette, solo che non hanno mai risolto e nemmeno trovato il problema. Lui di carattere è veramente molto molto buono e super curioso, veramente un ottimo cavallo, ma sapevamo che avrebbe fatto una brutta fine, in quanto purtroppo i commercianti comprano solo i cavalli che si possono rivendere per fare attività, e lui, essendo che zoppicava, sarebbe sicuramente andato a fare una brutta fine. Abbiamo
deciso di salvare anche lui, l'abbiamo ospitato nel nostro centro, abbiamo iniziato tutta la rieducazione perché appunto era abituato alla vita e agli allenamenti del salto ostacoli. Ora è molto più sereno e tranquillo, fa lezioni di equitazione etica anche con i bambini ed è molto molto bravo. Martina, intanto parliamo anche un po', ascoltiamo un po', parliamo perché mi racconta tantissime cose. Tra l'altro abbiamo proprio Martina 3 minuti prima della pausa pubblicitaria. So che ci sono anche dei ragazzini che si avvicinano e che iniziano proprio con l'equitazione etica. Secondo te cosa può insegnargli? Esatto, l'equitazione etica può insegnare moltissimo, nel senso che in primis il rispetto e la relazione che hai con un cavallo è quello che poi dovresti avere anche con un'altra persona, nel senso che molto spesso si pensa che il cane è una cosa, il cavallo è una cosa, il gatto è una cosa, l'umano è un'altra cosa. Invece per noi la relazione è una ed è quella che ti devi vivere nel rispetto dell'altro, comunicando nel modo corretto e conoscendo anche l'altro, nel senso che ogni animale, umano, cane, cavallo, ha le proprie caratteristiche. Già il fatto, per esempio, che il cavallo sia una preda e l'umano sia un predatore. Quindi anche i ragazzi che si avvicinano all'equitazione etica imparano a conoscere il cavallo sotto un'altra prospettiva, che non è quella che si vede quotidianamente del cavallo bicicletta che prendo, tiro fuori, ci salgo, faccio cose e poi lo rimetto via, ma è proprio una relazione che soddisfa i miei bisogni ma anche i bisogni del mio amico. Benissimo, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, io vi lascio prima della pausa pubblicitaria con uno spot del WWF che è stato realizzato per parlare del mare, degli oceani, che c'è stata proprio in questi giorni la settimana dedicata agli oceani. Gli oceani che sono preziosi per la nostra sopravvivenza sulla Terra, se non fondamentali, molto più dell'uomo, perché anche loro sono i polmoni della nostra Terra. E i nostri oceani che sono sempre più saccheggiati, sia da un punto di vista della pesca, la pesca intensiva, ma anche con gli allevamenti intensivi ittici che portano, oltre allo sfruttamento degli animali e alla morte degli animali, portano anche un grandissimo inquinamento negli oceani stessi. E lo stesso umano che continua a riversare tutta questa plastica, tutta questa immondizia nei mari. Quindi vi lascio questo spot del WWF che vuole sensibilizzare tutti noi nei confronti degli oceani. Non è solo una goccia nel mare. Ogni azione conta. È arrivato il momento di cambiare i luoghi comuni. Adotta subito una specie a rischio del Mediterraneo. Vai su wwf.it/adozioni. Ok. Pausa pubblicitaria, ci vediamo fra pochissimo. Bentornati dalla pausa pubblicitaria qui a Cani, Gatti e Compagnia. Ricordo che con me in studio Martina Passanante, che è istruttrice di equitazione etica e ha anche questo bellissimo centro al quale si appoggia un'associazione che si occupa di cavalli, che è Equinozio, appunto per portare i cavalli che hanno in gestione. Ricordavamo prima insieme a Martina che i cavalli che avete visto e che vedrete anche in questa parte, che vi presenteremo altri degli ospiti della struttura, non sono cavalli in adozione, ma sono cavalli che
comunque richiedono delle attenzioni, richiedono un impegno economico, e dopo Martina ci spiegherai proprio anche come supportare la vostra associazione e il vostro impegno. Allora, io so che stai facendo anche un bellissimo corso per quanto riguarda la gestione naturale dello zoccolo del cavallo, quindi è tutta un, come posso dire, una conversione anche alla gestione del ferro sullo zoccolo del cavallo, che viene tolto e viene riabituato il piede. Hai voglia di raccontarci cosa ti ha spinto a fare questo corso e cosa stai imparando? Esatto, il piede scalzo è una delle parti fondamentali per far vivere il nostro cavallo in gestione naturale e soprattutto insieme agli altri cavalli. A questo ci tengo molto perché purtroppo ci sono alcune persone che si improvvisano e mettono insieme cavalli senza leggere segni e segnali, senza conoscere la comunicazione dei cavalli, spesso anche ferrati, e lì si rompono gambe. È molto molto pericoloso far vivere i cavalli insieme, soprattutto se sono ferrati. I nostri cavalli invece sono tutti scalzi e tutti iniziano la transizione quando arrivano da noi. Quindi se c'è un cavallo che arriva ferrato, che salviamo, lo scalziamo subito, perché il piede ha bisogno di tempo per riabituarsi. Io ho fatto questo corso appunto perché da tanti anni mi interesso della gestione naturale e in particolare del piede dei cavalli. Va un po' ad arricchire il tuo percorso. Esatto, e soprattutto perché il mio cavallo in particolare, che è con me da quasi 5 anni, anche lui salvato dal macello, è arrivato pelle e ossa con 1000 problemi, lui ha avuto da sempre problemi ai piedi per una cosa piuttosto che per un'altra. Ho cambiato 1000 pareggiatori professionisti e ogni tanto migliorava, ogni tanto peggiorava, quindi mi sono detta: ok, devo fare il corso, devo capirci qualcosa in più da professionista, e così è stato. Per fortuna adesso sta migliorando e va sempre meglio, appunto perché anche lui, quando mi è arrivato, aveva i ferri sotto i piedi che vengono inchiodati in una parte comunque non sensibile, perché vengono inchiodati all'unghia, ma toglie completamente la sensibilità al piede del cavallo, ed è per questo che capita che su terreni vari il cavallo possa scivolare, inciampare o, come si dice in gergo, camminare sulle uova. Spesso camminano sulle uova i cavalli ferrati perché non si rendono conto di dove mettono i piedi. Si dice che camminano sulle uova anche i cavalli scalzi all'inizio, quando i ferri vengono tolti. Questo perché appunto lo zoccolo non appoggia mai veramente per terra quando hanno su il ferro, e quindi deve riabituarsi ai terreni duri, e questo è un tempo soggettivo. Quindi ci sono cavalli che molto velocemente riacquistano sensibilità e trottano e galoppano senza problemi, ci sono altri cavalli invece che richiedono addirittura mesi per completare la transizione, ma questo non ci ferma mai dal fargliela fare, perché tutti i cavalli possono stare scalzi se hanno una gestione corretta di alimentazione, spazio, certo, socializzazione, eccetera eccetera. Martina, so che ci ha chiamato un telespettatore, vediamo se è con noi in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, ci dice il suo nome, da dove ci sta chiamando? Buonasera, io sono Giuseppe e vi sto chiamando da Milano. Benvenuto Giuseppe. Allora, qual è la Grazie. Sua domanda? No, io niente, siccome sono arrivato a casa che la trasmissione era già iniziata, io sono un amante dei cavalli, io ho già adottato degli asini, io ho una casa sul Lago Maggiore, 3 anni fa ho adottato 4 asinelli che stavano per essere macellati, e li ho adottati. Siccome sono un amante dei cavalli, ho avuto anch'io 2 cavalli, poi sono mancati per motivi di vecchiaia, per cui non ho. E mi interesserebbe fare delle donazioni, fare un'adozione. Va bene, ecco, quindi capire come... Io sono un amante degli animali. Benissimo, io Giuseppe. Io già do delle sovvenzioni a un canile qua a Milano e anche sul Lago Maggiore, per cui
grande appassionato, insomma, e sostenitore anche delle associazioni, e ben venga a avere delle persone così disponibili. Allora, lasciamo la parola a Martina e ringraziamo Giuseppe anche per la sua domanda. Come funziona, quindi, come si può sostenere la vostra associazione, quali sono i metodi e se ci sono, come posso dire, c'è qualcosa di cui avete più bisogno in questo momento? Esatto, intanto grazie mille per la domanda, è una cosa molto importante per noi perché principalmente ci sosteniamo con le donazioni delle persone che ci aiutano. È possibile aiutarci tramite le adozioni a distanza, che noi cerchiamo di incentivare il più possibile, perché con l'adozione a distanza le persone possono donare un tot, una quota decisa da loro mensilmente, e questa quota ci aiuta a sostenere le spese dei nostri cavalli. Quindi la quota non ha un minimo e neanche un massimo, chiediamo solo che rimanga stabile nei mesi per renderci conto e sapere ogni mese quanto entra e quanto esce. E è questa quota appunto che ci aiuta a sostenere i nostri cavalli e che per noi è fondamentale. Quindi principalmente le adozioni a distanza, e possono essere le donazioni possono avvenire tramite bonifico, PayPal, PostePay, abbiamo tutti i metodi per aiutarci, ci sono tutti. E possono essere presi in fida o mezza fida i nostri cavalli, e appunto perché quelli che abbiamo già salvato abbiamo preso la decisione di tenerli nel nostro centro per non dare ulteriori traumi, visto che ormai si sono legati moltissimo fra di loro. Un'altra cosa che ci aiuta molto è il 5 per 1000, che è veramente fondamentale perché al cittadino non costa nulla, perché appunto è una quota che comunque va donata, e a noi invece aiuta moltissimo. Dicevi appunto che i cavalli che rimangono che sono da voi rimangono da voi, però vi capita anche di aiutare altri cavalli a cercare casa, perché le richieste sono sempre tantissime. Esatto, noi per adesso dobbiamo fermarci nell'accogliere nuovi cavalli nel nostro centro per questioni economiche, nel senso che già facciamo fatica a sostenere le spese dei cavalli che già abbiamo salvato, e quindi per non mettere a rischio il tutto non ci possiamo permettere di ospitare altri cavalli. Ed è per questo che le persone che ci contattano dall'esterno, che cercano una sistemazione per il cavallo o che ci segnalano una situazione in cui c'è un cavallo che va aiutato, per questi cavalli che noi non possiamo ospitare cerchiamo adozione principalmente nel nord Italia, semplicemente per questioni logistiche, perché noi facciamo sempre il preaffido prima di dare in adozione uno dei nostri cavalli, che consiste nell'andare a conoscere la persona e vedere il posto in cui andrà a stare il cavallo. Cosa richiedete, Martina, per un'adozione? Diciamo che nel noi, controllo preaffido, ecco. Sì, cerchiamo il più possibile una gestione naturale. È ovvio che non diamo come obbligatorietà il fatto che un cavallo viva in un branco di 20 cavalli, ma cerchiamo almeno un ampio spazio, il fieno sempre a disposizione, e che il cavallo possa vivere almeno con un amico della stessa specie, che può essere un pony o un cavallo. Queste sono le richieste principali che cerchiamo per il benessere dei nostri cavalli e di tutti quelli che passano attraverso di noi. Però è ovvio che siamo un po' più flessibili nel caso in cui il cavallo che cerca casa rischi seriamente la vita. In quel caso anche una sistemazione provvisoria va benissimo. Adesso conosciamo, sempre insieme a te, Aramis, Kia, Sad e Aylen, nelle immagini che state per vedere, sempre presentati da Martina. Lei è Alba e ha circa 12 anni. Lei è una cavalla di cui non sappiamo l'esatta età, ma i veterinari l'hanno dedotta guardando la dentatura, e non sappiamo la razza, non sappiamo nulla di lei. Questo perché
L'abbiamo trovata abbandonata su un argine nel 2014, quando era venuto mezzo metro di neve e lei, insieme agli altri cavalli con cui era, era chiusa in un recinto senza acqua, senza cibo e senza riparo a disposizione. Ce l'hanno segnalati e siamo andati a recuperarli. Lei in particolare ci abbiamo messo una decina di giorni per riuscire a prenderla, perché si metteva a 20 metri dalle persone e non voleva assolutamente farsi avvicinare. Gli altri cavalli sono stati tutti adottati e lei invece è rimasta con noi perché ha un carattere un po' particolare e ha bisogno di molta calma, molta pazienza e molta attenzione nei suoi confronti. E stiamo ancora, dopo diversi anni, guadagnando la sua fiducia. Lei si fida adesso quasi ciecamente di me, appunto perché ci conosciamo ormai da 7 anni, e invece con le persone nuove fa ancora un pochino di fatica, ma già vediamo moltissimo i miglioramenti da quando i volontari si dedicano anche un pochino a lei. È un po' diffidente, i grattini le piacciono solo dove dice lei e alla velocità che dice lei, perché sennò si arrabbia. Però nel tempo ha imparato a chiedere le cose nel modo giusto e anche a dirci se c'è qualcosa che non le piace nel modo giusto, perché prima mordeva e mostrava i posteriori, mentre adesso si limita a fare un po' di orecchie indietro e a farci vedere il suo disprezzo. Però ha imparato ad essere anche molto dolce e tranquilla. Infatti, come vedete, la posso accarezzare praticamente dappertutto, anche punti sensibili come le orecchie e il muso, che prima assolutamente non si faceva nemmeno avvicinare. Lui è il nostro Frodo ed è il cavallo più anziano e saggio del gruppo. Ha la bellezza di 27 anni. Anche lui non sappiamo l'età esatta, ma è stata dedotta dai veterinari quando l'abbiamo salvato. Veniva da un maneggio tradizionale dove veniva utilizzato per fare le lezioni. E ad un certo punto questo maneggio ha chiuso e ha fatto sparire i cavalli. Alcuni siamo riusciti ad intercettarli e uno di questi è Frodo, che poi è rimasto con noi. È super 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 buono e tranquillo, infatti anche lui fa insieme a me le lezioni di equitazione etica, sia insieme ai bimbi che insieme agli adulti, tutto in linea con la sua età e la sua voglia di fare attività. Facciamo tutte cose molto tranquille. E lui è sempre felice di essere spazzolato e di uscire fuori a mangiare l'erba, di fare le passeggiate insieme a noi. Lui è Maverick ed è un puledro di 6 anni. Non ha mai portato la sella, non ha mai fatto attività da sella e l'abbiamo recuperato quando aveva un paio di anni perché era abbandonato in un recinto, in un maneggio, insieme a sua sorella che aveva un anno in più di lui. Nessuno riusciva ad avvicinarli e quindi hanno deciso di chiamare il commerciante per venderli al macello. Quindi anche lui ce l'hanno segnalato. La sorella l'ha salvata una ragazza molto brava e con cui ancora siamo in contatto e lui l'abbiamo ospitato da noi e anche lui ha avuto un'adozione all'inizio in Toscana che poi non è andata a buon fine ed è tornato su da noi sempre perché non l'hanno più voluto. Come carattere è tendenzialmente un po' diffidente con le persone nuove che non conosce, ma è molto molto curioso e sensibile ed apprende molto molto velocemente. Appunto per il fatto che inizialmente non si lasciava avvicinare, abbiamo iniziato ad abituarlo a mettere la capezza e
per poterlo portare un po' fuori e per fare le cose di routine quotidiane di cui ha bisogno. E adesso piano piano stiamo lavorando con lui perché non abbia più paura nel farsi spazzolare e toccare in tutte le parti del corpo. Come potete vedere dall'aspetto della sua criniera, non ha piacere a farsi spazzolare la criniera, mentre il resto del corpo ci abbiamo lavorato e finalmente ora è tranquillo. In particolare stiamo adesso lavorando con lui per potergli fare i piedi, perché i piedi per i cavalli sono punti molto sensibili e devono avere veramente molta fiducia nelle persone che glieli alzano, glieli puliscono e glieli pareggiano. E quindi adesso con lui stiamo lavorando su questo in modo da pareggiarlo al meglio e il prima possibile. Non ci siamo compresi con la regia, sono andati in onda. Comunque abbiamo conosciuto altri tre cavalli ospiti del vostro centro. Purtroppo non riusciamo a far vedere quelli che ho menzionato prima, ma come dicevo Martina, ho intenzione di fare un po' uno speciale di queste immagini che abbiamo dedicato da voi, così lo potranno vedere nella totalità, ecco, i nostri telespettatori nelle prossime puntate di Cani, Gatti e Compagnia. Allora, siamo quasi alla fine. Sicuramente quello che è emerso è un grandissimo rispetto dell'animale, una profonda conoscenza di un animale che ha una grandissima sensibilità e intelligenza. Purtroppo ancora oggi il cavallo nel nostro paese viene macellato, viene consumato come carne, e come tanti altri animali allo stesso modo sensibili e intelligenti. Però stiamo parlando di loro stasera, dei cavalli. E Martina, due parole su questa tua vita che è completamente dedicata a loro e tutto quello che ti regalano giorno per giorno. Sicuramente un grande impegno, perché c'è tanto lavoro. Una ragazza di 22 anni, come dicevo prima, che veramente ha dedicato questa prima parte della sua vita a loro. E grande impegno, ma anche tante soddisfazioni. Sì, esattamente. È sicuramente molto faticoso perché si inizia alla mattina e si finisce la sera e molto spesso non si sa a che ora si finisce, perché comunque le cose da fare sono moltissime, anche occupandosi comunque di animali e cavalli salvati che molto spesso hanno delle problematiche fisiche da curare, medicare. Diversi cavalli prendono le integrazioni di mangime, di sali minerali, di vitamine, e quindi appunto le cose da fare sono tante, ma loro mi ripagano veramente di tutto, perché comunque, come dicevo prima, sono sempre stata appassionata nell'amore per gli animali e in particolare per i cavalli. E veramente per me vederli felici, soddisfatti, che quando li chiamo vengono verso di me, che quando facciamo attività, anche le lezioni di equitazione etica con i ragazzi, gli adulti, i bambini, vedo come mi seguono e che hanno voglia di fare attività con noi, perché alla base dell'equitazione etica, ma anche del mio approccio personale con i cavalli, c'è che il cavallo sta con me se lui vuole stare con me, e se non vuole stare con me c'è sempre un motivo. Magari in quel momento ha voglia di fare qualcos'altro e allora è lui a propormi di fare qualcosa e andiamo a fare qualcos'altro insieme, per una volta qualcosa che ha voglia di fare lui e che propone lui, perché appunto non sono sempre io a chiedere cose a loro, ma molto spesso, come si vede anche in diverse immagini, sono loro a chiedermi grattini, a chiedermi di aprirgli il cancello per uscire a mangiare l'erba e molte altre cose. Abbiamo proprio gli ultimi due minuti prima della conclusione. Ai ragazzini, ai bambini che si avvicinano a questo animale, come dicevamo prima, al più delle volte sotto una veste soltanto sportiva, non è colpa loro ma di chi ovviamente li avvicina in questo modo allo sport. Un po' anche il nostro percorso, perché il tuo l'hai raccontato, anch'io devo dire che mi sono avvicinata purtroppo solamente sotto questo aspetto nella prima parte della mia vita. E cosa vorresti dire a questi ragazzini
che decidono di fare uno sport, ma uno sport con un altro essere vivente. Vorrei dire di non smettere mai di farsi domande e di mettere in dubbio quello che gli altri insegnano, nel senso che comunque il cavallo dice, e molto spesso bambini e ragazzi sono molto sensibili e vedono, anche se non conoscono la comunicazione del cavallo, vedono e percepiscono che c'è qualcosa che non va. E purtroppo molto spesso gli istruttori continuano a dire ma si è sempre fatto così, continua così, frusta, dai gambe. E molto spesso i bambini e i ragazzini, anche che vengono da me con un passato di equitazione tradizionale alle spalle, mi dicono che loro facevano quelle cose perché l'istruttore lo diceva, ma non avevano piacere a farle. Quindi io invito bambini e ragazzi, ma anche adulti, che si accorgono che c'è qualcosa che non va, ad informarsi e ad andare avanti nel loro percorso senza mai fermarsi, perché non si smette veramente mai di imparare e i migliori maestri sono proprio loro. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, anche per quello che fai, perché sicuramente è una, come posso dire, oltre ad essere una grande passione, un grande amore per loro, dentro di te sicuramente c'è qualcosa di unico che ti spinge a comprenderli, è qualcosa di innato, di molto forte dentro di te, perché non è da tutti aiutare i cavalli a riprendere in mano la loro vita. Sembra un po' delle parole che utilizziamo per noi umani, però anche per loro è veramente molto molto difficile ricostruire tutti i pezzettini che si sono rotti. A volte si rompono davvero in tanti pezzi e il lavoro è molto capillare, molto sottile. Quindi io ti faccio i complimenti per quello che fai, per quello che ottieni ogni giorno, e mi raccomando, sostenete Equinozio e tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno davvero si mettono a disposizione per aiutare gli animali. Io faccio i complimenti a Martina Passanante, istruttrice di equitazione etica e volontaria di Equinozio DV. Grazie di cuore. Grazie a te Martina, ringraziamo anche i nostri telespettatori, vi auguro una buona serata, arrivederci.